Farsi pagare. Sì, iniziamo proprio così questo video, perché è giusto farsi pagare per il lavoro svolto. Il problema è che tante persone pensano di dover essere pagate per la fatica che hanno fatto. Si viene pagati per i risultati che si portano e non per quanta fatica abbiamo fatto. Ricordati che il cliente valuta il prezzo del tuo lavoro per il prodotto finito alla consegna. Se ad esempio crei video, il cliente valuterà il tuo prezzo e ti pagherà più o meno volentieri in base a quel video finito. E non gli importa quante ore hai impiegato nel realizzarlo. E a questo proposito, quello che ho imparato dai miei errori è che devi assolutamente ottimizzare il tuo tempo, scegliendo in modo intelligente le priorità, scrivendo fisicamente su un foglio di carta i punti che dovrai portare a termine e dentro quanto. Nemmeno questo però importerà al tuo cliente, ma sarai arrivato allo stesso risultato risparmiando tempo e fatica, imparando anche a gestire le tue risorse per essere più produttivo e dare più valore alle tue ore di lavoro. E questa è strategia.